Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore di retro computing. Oggi parleremo dello Sharp X68000, un'ottima macchina home computer del mercato giapponese che purtroppo non raggiunse mai il mercato italiano. Lo Sharp X68000 fu prodotto da Sharp dal giugno del 1987 sino alla metà del 1995. Fu una macchina paragonabile ad Amiga o ad Atari ST, dato che lo Sharp X68000 montava lo stesso identico microprocessore 68000 Motorola, però da 10 MHz e non da 7 MHz come Amiga ed Atari ST. Sharp X68000 aveva di serie 1 MB di RAM, espandibile sino a 12 MB con due slot di espansione. Era un elegante tower con 128K di ROM, risoluzione video 1024x1024 a 65536 colori, che per l'epoca era tantissimo, molto di più di Amiga ed Atari ST. Sharp X68000 poteva gestire sino a 128 sprite, chip sonoro dedicato Yamaha YM2151 con 8 canali stereo, presa SCSI, seriale, parallela, presa tastiera, mouse, joystick, uscita monitor RGB e SCART. Aveva due disk drive da 5,25 e da 1.2 MB ciascuno, oltre a due disk drive da 3,5 da 1.44 MB l'uno. Inoltre l'utente poteva scegliere tra un disco fisso interno SCSI da 20 MB oppure da 40 MB, sistema operativo a finestre multitasking. De facto lo Sharp X68000, se fosse stato esportato sul mercato italiano con il prezzo basso dello yen, avrebbe messo fuori mercato i prodotti Atari ST, Amiga ed anche Apple IIgs, dato che Sharp X68000 nel 1987 era almeno due generazioni più avanti a tutti. Era una macchina simile ad Atari ST ed Amiga, ma aveva tutte le caratteristiche di Apple, con un disco fisso interno, disk drive molto potenti e il prezzo, con il prezzo svalutato dello yen in Italia ed in Europa, lo Sharp X68000 avrebbe dominato le vendite, rendendo felici milioni di utenti europei. Purtroppo, ecco, la macchina della Sharp non giunse mai in Europa e rimase marginalizzata in Giappone, relegata in una nicchia commerciale che fu schiacciata dalla NEC. La piattaforma X68000 della Sharp fu aggiornata con CPU da 16 MHz nel 1991, nel 1993 a 25 MHz mettendo un 68030. Nota a margine, la piattaforma giapponese Sharp X68000 non montò mai un Motorola 68020. In questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.